Ciao Salvatore, avrei una domanda da farti. Ci spieghi il fenomeno relativo ai bambini che già in tenera età hanno le feci puzzolenti? Beh, vedi, i bambini appena nati prendono solo il latte della mamma. Se prendono il latte della madre per tutto il periodo che non vengono svezzate e quindi non hanno altre corpi strane dentro, significa che la madre è una porca. Scusatemi il termine, perché è una porca perché mangia da porca. Perché tutte le sporcizie che lei mangia vanno nel latte, vengono assimilate dal latte, il bambino prende quel latte che è una sporcizia. I miei figli, con mia moglie, e tutti coloro che sono vegani e vegetariani, sono nati bambini vegani e vegetariani, quando defecavano, la cacchina era bronzea, non faceva puzza, faceva odore di quello che la madre mangiava. Quindi la madre che mangiava della frutta buona o dei vegetali buoni non potevano essere puzzolenti completamente, perché venivano assimilate e digerite subito, prima digerite dall'acido clorigeno dello stomaco, poi assimilate negli intestini, e i villi lì assorbivano le sostanze e le feci e le urine venivano date. L'urine dei miei bambini non puzzavano mai, non hanno mai puzzato, neanche le feci hanno mai puzzato, e quindi loro erano come bambini normali, perché bevevano del latte di una madre che si nutriva e non aveva calore interno, perché la mia è che si faceva pure spugnature fredde per togliere, sia quando era in gestazione sia dopo, per togliere il calore interno. Quindi queste sono delle cose importantissime. Tutti gli altri bambini purtroppo sono puzzolenti, anche perché dopo, quando comincia lo svezzamento, che cosa danno? C'è i bambini vegani, dopo lo svezzamento, che li ho svezzati io, sia quelli che ho aiutato a nascere, che non potevano, i genitori non potevano avere figli e sono nati secondo le mie informazioni, io li ho aiutati pure ad alimentarsi, nello svezzamento li ho aiutati pure io, e nello svezzamento loro non facevano altro che nutrirsi di latte di cocco, latte di mandorla, latte di avena, di orzo. Questi latti davo a quei bambini e la merda era sempre perfetta, non era puzzolente. Le madri normali, che sono intelligenti, che vanno dalla plasmon, vanno da tutte le altre sporcizie e danno la carne alla plasmon, i biscotti al plasmon, che danno le pappine al plasmon, di tutti quei veleni con tutti quei conservanti che ci sono dentro, e poi la merda puzza che appena tolgono il pannolone, il pannolino, devono scappare tutti di lì davanti. È un inizio di massacro a questi poveri innocenti. Cominciano con rendergli tutto l'intestino così caldo, calorico, che la decomposizione crea pure queste sporcizie che escono dal culo o dalle urine. Signori miei, siete una massa di idioti, vi offendete? La verità vi sto dicendo. Se vi offendete perché vi dico la verità, siete pezzi di merda. E io vi potrò offendere, vi potrò dire tutto quello che volete, perché quello che vi sto dicendo io è la verità. Perché tutti i bambini aiutati da me e nati da donne vegane, da famiglie vegane, non fanno sporcizia. E ci sono tante tante altre cose di cui vi vorrei dire, sia delle donne, queste pulite che si puliscono con i profumi, con tutte le altre cose, e poi hanno le mutande piene di merda, piene di perdite bianche, piene di altre cose. E gli uomini l'hanno nel pene, che gli esce quella sporcizia gialla, quella marcetta bianca che c'è, tutti sporchi, oppure hanno l'herpes simplex, oppure hanno la blenorragia, o hanno tutte le altre sporcizie e putrefazioni che vengono dal di dentro, perché sono antinaturali, perché non hanno più la potenza del potere interno, cioè, mi scappa la parola, ma non la pipì. Sistema immunitario. Il sistema immunitario, ce l'hanno distrutto. Quindi, e questa è la realtà. Invece tutti coloro
che fanno un'alimentazione vegana, che fanno digiuni, che fanno glicerina, l'anno non gli puzza, le mutande non sono sporche, le possono tenere per 15 giorni sempre pulite, perché quando defecano si lavano e si profumano con oli essenziali naturali, e quindi le mutande fanno profumo, i maschi non danno quel liquido sporco e mal combinato. Dite che sono matto? Datevi parola, tutti quanti, e dite ognuno se hanno le mutande pulite, se non devono cambiarle due volte al giorno e a volte tre volte. Invece, di cui parlo io, i piedi non gli fanno puzza, li possono mettere pure in bocca, non c'è acido urico o cadenza di tutte le sporcizie che c'hanno tutti gli altri, le calzette che fanno puzza, le scarpe che fanno puzza, le ascelle che fanno puzza, linguine che fanno puzza, sono tutti pieni di puzza e di merda. Un vegano, un vegetariano fa odore d'uomo, odore di persona. E non c'è bisogno che io mi lavo o non mi lavo. Quando mi devo lavare, prendo un po' di limone, lo metto nell'acqua, in una bacinella di plastica, metto una spugna, me lo passo in tutto il corpo, nella testa, dappertutto, e mi lavo con una doccia d'acqua fredda. E il mio corpo profuma di fiori di limone. E sono pulito, come tutti i vegani e tutti i veri vegetariani. Questa è la realtà, siete tutti sporchi. Guardatevi le mutande, tutti, uomini e donne, e bambini pure, che è una vergogna. Le bambine che non fanno lavaggio vaginale perché le madri non li comprendono, non sanno cosa sia il lavaggio vaginale. E sono residui per tutte le bambine che superano i 9 anni e che hanno il mescio, sono residui di sporcizie, di cristallizzazione di parte di mescio, di urine, e cominciano ad avere tutte le sporcizie dentro, cominciano con microcisti, ciste, cistite, perdite bianche, candide, candidine, cioè pure la candidina potranno pure avere qualche giorno, non lo so, sarà pure una malattia, non lo so, la candidina, perché se si lavassero con la candidina può darsi, se non morissero potrebbero pulirsi veramente. Svegliatevi, stupidi e pezzi di stronze che andate dentro gli imbonitori che vi fottono i soldi e la salute fin dalla nascita. Perché non vi svegliate? Perché non seguite i miei consigli? Provare per credere. Se mi prendete per matto, provate. Se non riuscite a fare quello che dico io, sono matto. Ma se riuscite, mandate a fare in culo, a fangolanti, a tutti questi stronzi che possono essere farmacisti, che possono essere multinazionali, che possono essere medici, che possono essere la qualsiasi cosa. Ho un bambino, i medici lo fanno nascere con l'asma e non sanno che cos'è l'asma e non sanno curare che cos'è l'asma. Dimmi un po', Riccardo, cosa hanno fatto a te bambino quando eri piccolino, quando sei nato, i medici? Mi hanno imbottito di farmaci proprio per cercare di farmi passare l'asma, anche se poi dicevano che sarebbe stata incurabile, perché l'asma è considerata una malattia incurabile. Infatti chi ha l'asma prende pure la pensione. E infatti chiedo, io non danno pure alla pensione. Non è una stronzata, non è una presa per il culo. Dopo quanti anni tu hai tolto l'asma? 34 anni, no? Da 9 mesi che... E come l'hai tolta l'asma? Con un paio di settimane di digiuno e di pulizia interna. Chi te le ha date le informazioni? Tu, Salvatore, attraverso i tuoi video... Attraverso i miei video, attraverso le informazioni che hai avuto, e adesso che sei qua, che stai facendo un processo di depurazione. Hai più l'asma? No, mi è passata l'asma e tutte le allergie. L'avete ascoltato? Pezzi di merda, l'avete ascoltato? Medici di 4 soldi, l'avete ascoltato? State rovinando l'umanità, io non devo parlare, non devo difendere l'umanità. Questi bambini, nuova generazione, che li state distruggendo tutte. Perché non andate tutti a fare in culo?